Ciao amici e ben ritrovati! Sono salito fin quassù per toccare con mano il punto dove molto tempo fa ebbe origine una delle più grandi catastrofi geologiche di tutti i tempi. Questo piano inclinato, liscio come un pavimento, non è altro che il fianco del Monte Toc, da cui 60 anni fa si staccò la colossale frana che causò la tragedia del Vaillant. Laggiù infatti c'è la famigerata diga, che come potete vedere da qui sembra piccolissima se confrontata con l'immensa quantità di materiale franato in quello che era il vecchio lago artificiale. Un lago che non è più nemmeno immaginabile in quella posizione. Infatti al posto dell'acqua ora si vede una collina da 250 milioni di metri cubi di rocce e detriti, che si è staccata proprio da questo piano inclinato che vedete qui, scivolando nel lago alla folle velocità di 100 km orari e causando l'immane tragedia che tutti conosciamo. Ed è proprio da qui che vogliamo iniziare una serie di esplorazioni che ci permetteranno di scoprire tanti dettagli inediti ancora visibili qui attorno ed approfondire gli aspetti ingegneristici di questo sfortunato progetto denominato Grande Vaillant. Ma prima vi chiediamo un piccolissimo gesto che a voi non costa nulla, ma per noi è molto ma molto importante. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Con un semplice clic qui sotto potrete essere costantemente aggiornati sulle nostre attività e soprattutto ci permetterete di crescere per offrirvi sempre più video e sempre più qualità. Cosa che sorprende di più, stando sopra questo cumulo detritico, è l'inclinazione di questi strati di roccia. Ecco, come potete vedere, come inclinazione saremo attorno ai 35-40 gradi, ovvero una pendenza del 90%. Ma il problema di questi strati di calcare, oltre ad essere molto fratturati, è l'orientamento cosiddetto a frana-appoggio, quindi una condizione di equilibrio precario perché tendono a franare seguendo la pendenza del versante. La frana è veramente immensa, pensate che la zona del distacco si estende per quasi 2 km. Ma cosa è successo qui la sera del 9 ottobre 1963? Perché questa enorme fetta di montagna a forma di M, che in realtà era un'antica paleofrana rimasta immobile per milioni di anni, alla fine è venuta giù? L'evento nella valle del Vaillant fu talmente colossale da divenire la frana più studiata al mondo. Ma nessuno in passato aveva mai notato che i verdi pascoli e le borgate di quel versante sorgevano su un'antica paleofrana, ovvero una massa di materiale incoerente depositata sul pendio del Monte Toc in epoche remote. Le paleofrane sono stabili, ma possono essere riattivate dall'interferenza di un fattore esterno, un forte terremoto oppure, come nel caso del Vaillant, dall'intervento dell'uomo. Il Monte Toc, nelle viscere delle sue rocce fratturate, nascondeva strati di argilla, un'insidia capace di mettere a rischio la stabilità dell'intero versante. Ma l'argilla da sola non avrebbe mai potuto causare il distacco della frana. Occorreva aggiungere un ulteriore elemento, l'acqua, possibilmente facendola penetrare fino in profondità. E tale condizione fu tragicamente soddisfatta con l'allagamento artificiale della valle, conseguente alla costruzione di un immenso bacino idroelettrico sbarrato da un'altrettanto colossale diga, che quasi tutti gli italiani oggi conoscono con il nome di Diga del Vaillant. La genesi di questo progetto, nella sua versione definitiva, ebbe inizio nel dopoguerra, seguendo le indicazioni del governo che chiedeva alle imprese elettriche un massiccio incremento della produzione per favorire la ripresa. La diga del Vaillant era parte di un grande impianto idroelettrico denominato Piave Boite Mae Vaillant,
Esso vantava caratteristiche assolutamente straordinarie per l'epoca, quanto a complessità delle opere, dimensioni degli invasi e potenza elettrica installata, ed era mirato a massimizzare lo sfruttamento dell'acqua grazie a una grande diga, la più alta del mondo, pensata come il fulcro dell'intero sistema denominato Grande Vaillant. Il lago artificiale così creato avrebbe avuto la funzione di accumulo stagionale, in cui raccogliere l'acqua proveniente da diverse valli collegate con 60 km di gallerie per poter produrre energia senza limitazioni in ogni periodo dell'anno e soddisfare così la forte domanda elettrica da parte delle industrie del paese in piena fase di crescita economica. Protagonista nella costruzione e gestione dei nuovi impianti era la Società Adriatica di Elettricità, nota anche come SADE, una società privata di Venezia considerata un colosso nazionale nel settore elettrico, che negli anni 50 aveva già realizzato decine di dighe centrali tra le montagne del Veneto nord-orientale, dimostrando capacità tecniche di altissimo livello. L'artefice del progetto dell'invaso nella Valle del Vaillant era Carlo Semenza, un ingegnere milanese dipendente SADE dalle doti straordinarie nel campo dell'ingegneria idraulica e considerato all'epoca uno dei massimi esperti mondiali nella progettazione di dighe. All'età di 36 anni, Semenza, ancora alle dipendenze della Società Idroelettrica Veneta, presenta il suo primo progetto per uno sbarramento sul torrente Vaillant presso la stretta del ponte di Casso. Era il 1929 e la prima versione della diga pensata dall'ingegnere sarebbe stata alta ben 130 metri, un'opera decisamente audace per l'epoca. Nel 1937 il progetto venne ripensato aumentando l'altezza della diga fino a 200 metri e scegliendo di posizionarla presso Colombert, nella cosiddetta Gola del Diavolo, dove la qualità della roccia era considerata migliore. Ci vollero altri 20 anni per vedere l'inizio dei lavori e nel frattempo il progetto veniva nuovamente modificato, innalzando la quota dell'invaso di ulteriori 60 metri, con l'altezza massima della diga portata a 261 metri, un primato mondiale. Si stava finalmente concretizzando il sogno di Semenza, il Grande Vaillant, un colossale serbatoio da 160 milioni di metri cubi d'acqua con cui alimentare decine di centrali producendo preziosa energia. La costruzione dell'arditissimo manufatto ebbe inizio nel settembre del 1956 con i primi scavi in roccia delle imposte e della fondazione. Pochi mesi prima era stato allestito l'imponente cantiere, dotato di una forza lavoro di 400 operai e organizzato su 3 aree indipendenti, di cui rimangono ancora alcune tracce. Per trovarle voglio raggiungere il sito dove sorgeva il cantiere principale, in sponda destra. Si trova proprio sopra la zona, diciamo, turistica. Il sentiero che sto seguendo porta in un'area pianeggiante. Questo secondo me doveva essere proprio il piazzale del livello inferiore. Qui 65 anni fa ci doveva essere un bel po' di attività, tutto un brulicare di operai a lavoro sugli impianti di betonaggio. Questo cantiere, come dicevo, era organizzato su 3 livelli. Lo spazio che vedete qui davanti era occupato da un grande edificio lungo quasi un'80 di metri. All'interno c'erano tutta una serie di locali tecnici, la sala compressori, la centrale elettrica, l'officina e altri locali. Mentre al secondo livello, più o meno là sopra, c'era la via di corsa dei Blondin. Questi si muovevano su una rotaia leggermente curva.
Il terzo livello invece era occupato dalle centrali di betonaggio e dalla stazione di arrivo della teleferica. Di questa non esiste praticamente più traccia. Si trovava una trentina di metri più in alto, lì dove ora c'è un bosco. Laggiù invece c'era la strada di cantiere, una strada che consentiva anche il transito dei camion che saliva ai livelli superiori facendo un tornante. Purtroppo neanche di questa non esiste più traccia. Probabilmente l'intera fetta di quella parte di parete rocciosa è stata spazzata via. È un'area molto vasta, anche se oggi è diventata una boscaglia fittissima. Tuttavia qui un tempo c'erano gli uffici tecnici, la mensa, magazzini, officine e anche gli alloggi per gli operai. Insomma, un piccolo villaggio dove vivevano e lavoravano circa 500 persone. Sono rimaste pochissime tracce di questo cantiere. Si riconosce giusto qualche ancoraggio a terra, qualche basamento e le vie di corsa dei Blondin, quelle lì sono ancora ben visibili tra la vegetazione. Ecco, il manufatto che vedete qui non è altro che quanto resta della via di corsa dei Blondin. Questa era una struttura in calcestruzzo che sosteneva le rotaie sulle quali traslavano i carri con gli argani dei Blondin. I Blondin sono delle particolari gru con argani semoventi su funi. Da un lato hanno una torre di ancoraggio fissa, in questo caso era in sponda sinistra, di là sopra la diga. Mentre dal lato opposto le funi facevano capo a una piattaforma mobile traslante su rotaia con a bordo l'operatore e tutte le parti elettromeccaniche. Era posizionata più o meno in questa zona. Grazie a queste macchine era possibile posizionare in modo rapido e preciso la benna da 4 tonnellate piena di calcestruzzo e gettare. E grazie a questo sistema si poteva procedere in modo rapido facendo crescere la diga di ben 60 cm al giorno. Per trasportare fino al cantiere gli inerti necessari alla preparazione del calcestruzzo venne costruita anche una teleferica. Ora mi trovo proprio nel punto dove doveva esserci la stazione motrice. Ormai rimangono solo pochissime tracce. Dietro di me a terra potete vedere i resti di un plinto. So che esistono ancora dei resti di questo impianto sperduti nel bosco e dato che sono qui ci tengo ad andare a darci un'occhiata. Per raggiungerli occorre risalire di almeno un centinaio di metri questo sentiero che porta a Casso. Poi dovrebbe esserci un bivio che scende al punto di arrivo della ferrata della memoria. Sentiero anche particolarmente bello e panoramico, tuttavia sale su con delle pendenze considerevoli, almeno in questo tratto. Non dovrebbe mancare tanto al bivio per Casso. Ecco, questo è il bivio. Da una parte si va a Casso, dall'altra parte il sentiero scende verso l'arrivo della ferrata.
Il sentiero ora prende a scendere nel bosco con certi tratti in pendenza. Ed eccolo lì che si materializza il plinto. È proprio ben nascosto. L'enorme sostegno a portale di questa ardita teleferica, uno dei pochi rimasti, se non l'unico, era uno dei supporti di un'enorme struttura metallica che serviva per il tensionamento e la deviazione delle funi portanti. Ho raggiunto ora quello che doveva essere il dispositivo rompitratta di questa teleferica. Questo permetteva il tensionamento delle funi portanti e una leggera deviazione delle stesse verso il cantiere, che non era in asse con la linea. Lunga 1600 metri, con un ardito sorvolo sulla valle, la teleferica del Vajont trasportava inerti estratti dal greto del Piave fino al cantiere in sponda destra. L'impianto era in grado di trasportare 175 tonnellate di materiale ogni ora mediante i suoi 34 vagonetti da 1200 kg ciascuno, che correvano distanziati di 26 secondi l'uno dall'altro. Dietro di me c'è il pozzo abbastanza profondo dove scorrevano i contrappesi che tenevano tensionate le funi portanti. Purtroppo la vegetazione non ci permette di vedere niente, però vi garantisco che è un bel buco. Anche qui non è rimasto molto. Si vedono i soliti tirafondi su cui erano fissate le strutture metalliche e alcuni manufatti in calcestruzzo. Dietro di me vedete l'arrivo della ferrata della memoria, ma è anche il punto dove partiva la lunga campata di funi di questo impianto, che raggiungeva la piana del Piave, dove c'era appunto la cava degli inerti. Fa impressione anche lo sbancamento in roccia che è stato necessario per far posto a questa stazione di tensionamento. Un lavoro ciclopico, se consideriamo che questo era un impianto ausiliario alla costruzione della diga. Un impianto di ultima generazione realizzato dalla Cerretti e Tanfani di Milano, dotato di due funi con ammorsamento automatico, in modo da consentire la fermata dei vagonetti nelle stazioni per le operazioni di carico e scarico. Il grande arcone rompitratta manteneva in tiro le portanti mediante contrappesi, curvando la linea verso l'area di cantiere in zona Moliesa, dove era posizionata la stazione motrice da 400 cavalli. La diga del Vajont era considerata il fiore all'occhiello tra le opere della Sade, il progetto più complesso di sempre, con cui si sarebbe conclusa anche la lunga carriera lavorativa di Carlo Semenza. Per i lavori non si badava a spese, l'efficienza dei processi era la parola d'ordine, ma la qualità del risultato finale era anche una questione di prestigio per la società e le ditte impegnate nella costruzione. Sotto la guida di ingegneri e tecnici esperti, il cantiere operava con attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Tutto era pensato per costruire la diga più alta del mondo rapidamente e nel miglior modo possibile. Servirono quasi due anni per completare gli scavi di fondazioni imposte in un ambiente difficile e pericoloso. Poi si iniziò a gettare il calcestruzzo. Getto dopo getto, metro dopo metro, la diga iniziava a crescere con una media di 60 cm al giorno. Alla fine del 1961, dopo 4 anni di duro lavoro costato la vita a 6 operai, l'opera era quasi ultimata.
Un altro luogo che secondo me vale la pena di esplorare è la Forra del Vaillant. Non perché sia particolarmente suggestiva come location, ma per la presenza di numerosi reperti risalenti alla notte del disastro e letteralmente mummificati sul greto del torrente. Si tratta per lo più di semplici rottami ferrosi, ma trasmettono emozioni forti, perché è come se parlassero degli attimi di quella tragedia e ci rivelano l'entità della potenza sprigionata dall'onda in quei pochi secondi, una potenza pari al doppio della bomba atomica di Hiroshima. La profonda gola scavata negli strati calcarei risalenti a 160 milioni di anni fa presenta aspetti interessanti e scorci spettacolari. Le altissime pareti verticali con rocce fratturate e disomogenee permettono di capire quanto sia complessa la geologia di quella valle, più volte modellata dal torrente Vaillant in tempi remoti. Potrebbero essere i resti dell'impianto idraulico. Fa impressione come l'energia sprigionata abbia ridotto in questo modo i metalli e tutti i materiali che sono finiti qua giù in quella notte terribile. Fili di rame che spuntano da sotto i massi. Ecco, questo è un altro cavo che sembra abbastanza grosso. Come nuovo sto cavo. Un pezzo di cavo multipolare rivestito in piombo. Al 99,9% apparteneva agli impianti della cabina comandi. Infatti all'interno ci sono fili di piccola sezione. Probabilmente questo era un cavo di controllo. Non è un percorso particolarmente difficile, però richiede un po' di attenzione, soprattutto non si può venire qui in qualsiasi periodo, bisogna venire solamente quando il torrente è in secca, quindi nei mesi della tarda estate, diciamo, oppure nei mesi invernali, perché altrimenti qui c'è oltre un metro d'acqua che scorre impetuosa. Comparsa l'acqua che prima scorreva evidentemente sotto. Oggi non ce n'è tanta, quindi potrei ancora proseguire con i piedi asciutti, ed è quello che farò. Era sicuramente della stazione di trasformazione da 10.000 a 132.000 volt, viste le dimensioni. Mi sembra veramente grande per essere un tubo dell'olio idraulico. Il toro di un trasformatore, pesantissimo. Qui abbiamo addirittura i resti di un motore elettrico. Motorino trifase. Pezzi della ringhiera. Questa qui era la ringhiera del coronamento, sembra proprio lei. Questo torrente è un luogo veramente particolare e affascinante, ma guai a dare confidenza a questo greto. Ci sono siti ovunque, rocce instabili, pezzi di ferro, insomma pericoli in ogni angolo. Conviene stare molto attenti e guardare bene dove si mettono i piedi.
Oggi la portata del torrente non è particolarmente elevata, ma comunque vedo che ci sono da fare parecchi guadi. Devo dire che in una giornata calda come oggi non è neanche un problema, anzi è quasi piacevole. L'acqua non è per niente fredda. L'unico problema è dover tenere i piedi a mollo per parecchie ore, dal momento che non ho la possibilità di cambiarmi le scarpe. Qui in questo punto cambia anche il clima, comincia a sentirsi un vento fresco che arriva proprio da lì, dalla fessura fra le rocce dove c'è la cascata. Sono arrivato quasi alla fine di questo lungo canyon scavato dal torrente Vaillant. Questa forse è la parte più spettacolare del canyon. Una gola molto profonda, abbastanza uniforme come pareti. Qui si può anche osservare un enorme groviglio di rottami, forse il più grande di quelli presenti qui sul greto. C'è veramente un po' di tutto, pezzi di guardrail, cavi, eccetera. Questi cavi d'acciaio probabilmente erano della passerella pedonale che era davanti alla diga. Guardate che pezzo enorme di acciaio. È una parte del ponte in ferro, non mi viene in mente nessun'altra cosa. È veramente un groviglio inestricabile, difficile capire cosa potevano essere questi pezzi. Comunque raccontano una tragedia di dimensioni colossali. Per riuscire a superare questo tratto che risulta completamente allagato è stato costruito un piccolo tunnel che si raggiunge attraverso questo passaggio. Ecco, questa è la galleria che permette di superare il tratto allagato. Questo è un posto veramente infernale, sono a pochi metri dalla cascata, questo è l'imbocco della seconda galleria, quella che conduce proprio alla cascata, anzi ci passa esattamente sotto. Questa galleria ha una finestra completamente aperta attraverso la quale entra un fiume d'acqua, la doccia è assicurata.
superata la cascata, ci si ritrova in un ambiente surreale, caratterizzato da livelli di umidità vicini al 100% che fanno ricoprire di limo viscido il terreno. La luce del sole riesce ad entrare in questa gola solo per poche ore al giorno, nei mesi estivi, ma nonostante ciò, vari tipi di piante e muschi sembrano aver trovato qui sotto il loro habitat ideale. Gli ex scarichi della diga ora espellono l'acqua di drenaggio della frana con due bellissime cascate sulle rocce ricoperte di muschio. Sulla parete in sponda destra si nota il cunicolo a quota 492 metri, uno degli 8 scavati per lo schermo di impermeabilizzazione della roccia. All'interno sono visibili alcuni fori dove veniva iniettato il cemento liquido ad alta pressione. Mentre poco più avanti, a terra, si riconosce uno strano tipo di argano che giace abbandonato qui dentro da 65 anni. Ciò che sembra il fondo di questa gola, in realtà è la parte sommitale di un cumulo di detriti alto 15 metri, formato dai materiali precipitati dall'alto durante il disastro. Il calcestruzzo in questa zona mostra le ferite subite quella notte dalla pioggia di massi e detriti che ne hanno danneggiato la superficie in più punti, arrivando a mettere a nudo i ferri di armatura. La prima parte del reportage termina qui. Nel prossimo video vi faremo vedere altri manufatti interessanti, comprese le immagini della centrale del Colombert e di quanto rimane degli impianti distrutti in quella notte. Analizzeremo la sequenza di errori che ha portato al disastro e scopriremo cosa è successo dopo, con una piccola sorpresa molto curiosa. Continuate a seguirci anche nella seconda parte dell'esplorazione, iscrivendovi al canale e attivando le notifiche. Ciao!